Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers e oggi ragazzi vi do il benvenuto nel secondo episodio della serie, la Serie A realistica. L'ultima volta ti è andata proprio male, eh? Hai pareggiato 3-3 Interlecce con tu che avevi l'Inter e hai perso quanto? Ripetimelo, che tu avevi Cagliari e io avevo l'Inter, quanto hai perso? Cagliari 3, Inter 9. Beh dai, onesto dai, hai perso con 6 gol di scarto, ci sta. Ok. Questo secondo episodio si apre con Inter Udinese, sasso, carta, forbice, secca. Bene, pronto? Sasso, carta, forbice, sasso, carta, forbice, sasso, carta, forbice. Ah, oh, ancora io ho vinto, in culo. Scelgo, non so se c'è di scegliere l'Inter e stracciarti di nuovo come... Che mi è piaciuta la goleada, sai? O scegliere l'Udinese, la prossima è lo Slavia Praga. Quindi non lo so, nel caso vincessi... No, dai, non lo so. Perché non voglio fare 1-1, no, io riprendo l'Inter, ho vinto. Riprendo l'Inter, scusa. Ormai non ti considero neanche più, vedi? Non ti si considera neanche più. Com'è se ti faccio un'altra goleada? Tu ti ritiri dal calcio, secondo me. Però lo dico qua, se dopo nel caso, nel prossimo, io dovessi perdere, scelgo lo Slavia Praga. Se dovessi vincere Sasso Cartoforici, scelgo lo Slavia. Ok ragazzi, Inter Udinese, terza giornata di Serie A. Partiamo dagli ospiti. Formazione: l'Udinese scende in campo con un 3-5-2. In porta Musso, in difesa De Maio, Becao e Ekong. A centrocampo Larsen, Mandragola, Jaiallo, De Paul e Sema. E in attacco la coppia Okaka e Kevin Lasagna. Allora, l'Inter invece scende in campo sempre con la solita formazione, 3-5-2, in porta Handanovic, in difesa Godin, De Vrij, Skriniar, a centrocampo che Andrea Barella, Abruzzo, Piciare, che San Samoa, in attacco Martinez, Lukaku. Ok, tutto è pronto, stadio San Siro, arbitra Gustavo Apollonio, Inter Udinese si scende in campo. Andiamo avanti, non ci cischiamo, vai, si parte. Inter che manovra, Skriniar, Eriksen, Asamoah, ancora Lautaro, Martinez salta tutti, Lautaro, Martinez, 2 minuti sono bastati, 1-0 per l'Inter, fa tutto da solo, Lautaro Martinez, e va a fare il gol dell'1-0, rivediamo qua, da solo completamente, la piazza, e segna il gol dell'1-0. Inter 1, Udinese 0. Insa ha mutolito. Non sa cosa dire. Si incazza l'allenatore dell'Udinese, giustamente, ma non è colpa sua. Okaka. Lasagna. Bravo De Vrij. Mandragora. De Maio. Avanza il capitano. De Maio sulla fascia. Si fa tutta la fascia il capitano De Maio. Mette in mezzo, Okaka anticipato, e se la cava l'Inter. L'Inter riparte, Eriksen, Lautaro, Lautaro vince il contrasto, Lukaku, ancora Lautaro, Lautaro Martinez si ferma, vede ancora Lukaku, ah no, non lì però, vabbè, ancora attenzione, sbaglia quello Udinese, ecco, è fallo di De Maio. No! Cartellino rosso! Cartellino rosso per De Maio! Udinese in 10 uomini! Un po' severo qui! L'arbitro dà cartellino rosso diretto! Ah, qui è stato severo, però che ti devo dire? Non c'è, allora, niente. Non era né un brutto fallo, no, né fallo da ultimo uomo! Giallo era! Sì, era da giallo, ma non era da rosso! Ha voluto dare rosso, non so perché. Attenzione Eriksen! Parte Eriksen! Non so più tirare le posizioni, oh. Ho perso il tocco nelle punizioni. Ekong, De Paul, Okaka, Lasagna, vai Kevin! Kevin Lasagna! Ma porca miseria! Non so chi era il difensore, però ha preso una cosa incredibile. Andanovic, Lukaku. Candreva, avanza Candreva, ha un botto di campo, Candreva, mette in mezzo, è da solo, 2-0. Ma porca... È da solo Lautaro Martinez, si sente la mancanza di un uomo.
E qui Lautaro deve solo metterla dentro. Ma porca di quella. 2-0 per l'Inter. De Paul. Lasagna. Lasagna. Sema. De Paul! Cazzo, ha parato Handanovic! No, questa parata è formidabile. Non so se no, la definizione di screen non c'è. Parata di Handanovic e palla che va sul palo. Incredibile. De Paul in mezzo, becca o non colpisce, ancora Udinese in attacco, Mandragora sulla fascia, Mandragora mette in mezzo, deviazione, Angolo. calcio d'angolo per l'Udinese che pressa, Attenzione. ancora De Paul, cross in mezzo, becca o non colpisce, Mandragora stoppa, Mandragora tira, Handanovic. Andando già alla Lasagna! cappella! Lasagna! Alla cappella De Paul! Sì! Autogol! Gol! Esulta Kevin Lasagna, però c'è l'autogol di Skriniar. Riapre la partita l'Udinese al 33esimo. Erroraccio di Samir Handanovic. Errore di Handanovic qua che regala, poi fa il miracolo, però qui Skriniar la tocca cazzarola, però la tocca in porta, porca puttana. Porca troia, che sfiga. 2-1. Accorcia l'Udinese per un erroraccio. Questi errori bisogna cercare di non farli. Lasagna. Okaka. Vai Okaka, fermato. Lasagna recupera. Lasagna avanza. Lasagna, lasagna, lasagna! Kevin Lasagna! Pareggia l'Udinese al 35esimo. Dopo pochi minuti dall'autogol di Skriniar, l'Udinese la riprende con Kevin Lasagna. 2-2 in 10 contro 11. In 10 contro 11. Qui la difesa ha fatto due errori in 2 minuti. Cioè, prima Andano e c'è adesso qua la difesa che ha dormito, poi una palla persa a centrocampo. Ah, vabbè. 2-2, si deve rifare tutto. Ecco, dai, però ragazzi, Larsen. Eriksen sbaglia tutto. Okaka. Oh! Lasagna! Lasagna! Sì. No, qua lasagna se l'hai mangiato! Qua lasagna se l'hai mangiato! Mamma mia, l'Inter ha avuto proprio un'involuzione in questi ultimi minuti, non capisco che cazzo è successo. Asamoah, Asamoah fino in fondo, Asamoah, Asamoah in mezzo, Barella adesso. Che cazzo ha sbagliato Barella? Ah, attenzione, qui sbaglia. De Vrij perde rimpallo. De Qui Paul, l'Inter è in De banana. Paul, L'Inter. rigore, è calcio di rigore, calcio di rigore per l'Udinese al 42esimo, attenzione che Godin espulso, espulso, 10 contro 10, non Ma rigore. è rigore, non è rigore, oggi l'arbitro ha fatto due cavolate, rumoreggia San Siro, fischi di paura. De Paul contro Handanovic. Parte De Paul! Spiazzato Handanovic! L'Udinese la ribalta e passa in vantaggio al 43esimo. 3-2! Incredibile quello che sta succedendo a San Siro! Dal 2-0 dell'Inter al 3-2 dell'Udinese. Assurdo, vabbè che qua non c'era il rigore, ma l'Inter dal gol, dall'autogol di Skriniar è andata in banana, e non so che cazzo è successo, davvero. Lasagna, Okaka, Okaka, dai Okaka, vai Okaka! 4-2 Vabbè, dell'Udinese! ciao. L'Udinese inizia a Ciao. dilagare! L'Inter non risponde! L'Inter non risponde! 4-2 Cazzini, cioè, Udinese io alla non ho fine del parole. primo tempo! Io ti giuro che non ho più parole. Non ne ho più. Cioè, prendere 4 gol in un quarto d'ora, cioè, io non. Va, assurdo. Fine primo tempo, Inter 2, Udinese 4. Non capisco veramente che cazzo è successo all'Inter, non lo capisco. Vabbè, andiamo avanti, va. Asamoah. Lautaro Martinez, salta l'uomo bene, vai Lautaro, vai Lautaro, vai Lautaro, Lautaro, Lukaku! Fuori Fuori gioco. gioco. Lautaro. Asamoah. Ancora Lautaro. Campo adesso l'Inter in attacco. Ancora Asamoah, Asamoah. Lukaku! Gol! Gol un po' strano, ma va bene così. 4-3. Meno 1. L'Inter torna a meno 1.
Inter torna a meno 1. Romelu Lukaku fa il 3-4. Dai ragazzi, dai, dai, su, riprendiamoci per piacere. Dai. Bravo qui Brozovic a recuperare palla. Attenzione Brozovic. Brozovic a campo Brozo. Lautaro. Lautaro lotta, bravo. Barella. Barella vede Lukaku. Lukaku! La pareggia l'Inter. E adesso il momento buio ce l'ha l'Udinese. 4-4. 4-4. E dai! E dai! Dai! 4-4. L'Inter si porta sul 4-4. Dai! Pareggio ristabilito. Pareggio ristabilito, incredibile quello che sta succedendo a San Siro. Ancora Inter che adesso va in contropiede. È tutta una questione di contropiedi adesso. Eriksen ha visto Asamoah. Asamoah ha visto Lautaro Martinez, era solo Lautaro. Lautaro Lukaku 5-4. 5-4, la ribalta così l'Inter in 10 minuti dal 4-2 al 5-4. Conte gli avrà strigliati un bel po' nell'intervallo. Gli avrà strigliati un bel po' nell'intervallo. Così non si fa, gli avrà detto. E adesso siamo 5-4. 5-4, l'Inter torna in vantaggio. Incredibile a San Siro. Però adesso, visto che sono tornati in vantaggio, qui bisogna stare un po' sulla difensiva, perché è giusto. Eriksen ha visto Barella, è da solo Barella, Barella. Tiro di merda di Barella, mannaggia lui. Hai rischiato un bel po' con quel passaggino lì così. Stai facendo lo stesso Attenzione, errore che ho fatto io con lasagna, Andanovic. lasagna, 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 Andanovic, calcio d'angolo. Mamma mia. Sema, in mezzo, Ah, Beccao, no, fuori. ha schiacciato il pallone di rimbalzo, è andato sopra la traversa. Eriksen. Lukaku. Palla per Lukaku. Indietro. C'è Eriksen. Christian Eriksen. Tiro rimpallato. Ancora Inter però. Brozovic. Lukaku, salta l'uomo Lukaku! Musso! Mamma mia, cosa ha fatto Lukaku! Mamma mia! Cross in mezzo, attenzione! Bastoni! Gol! Romelu Lukaku! Ancora lui! 6-4! 6-4 per l'Inter! Più 2 che ci fa stare più tranquilli. Ci fa stare molto molto più tranquilli. Rivediamo qua. Cross in mezzo. Lukaku prende la palla. Qui Musso la tocca ma non basta. 6-4. Rivediamo. Bella girata di Lukaku. Era avvicinato, è difficile. Esulta Conte. Esulta Conte. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. 6-4 ragazzi. Bellissima partita. Oh! Mandragora! Oh, andiamo. Mandragora! Qualcosa ha recuperato Skriniar! Mamma mia, recupero da Leoni! Deve essere contropiede con Lukaku. Lukaku fa quello cazzo che gli pare. Lukaku, e invece no. Brozovic. 1-2. Brozovic. Ancora Lukaku. Ancora Lukaku. Ancora Romelone! Calcio d'angolo. Ultima azione della partita. Cross in mezzo, Bastoni, Brozovic. Niente di fatto. Dovrebbe fischiare mo. Oddio, che cazzo fa? Non fischia l'arbitro, ha deciso che l'Udinese deve fare l'ultimo gol. Lasagna, Attenzione. lasagna, in mezzo, lasagna. Andanovic. Neanche così, oh. Finisce così. L'Inter batte 6-4 l'Udinese. 6-4 l'Udinese. Sei contento, Insan, di questa partita? Beh, a dire la verità sì, perché è stata una bellissima partita. Sì, dai, ed è sparo solo la così. prima di questo video, eh? Adesso c'è la Champions. Ok, adesso Mister Conte parlerà alle telecamere di questa partita. Ringraziamo il mister per averci concesso questa intervista.
Godin dovrà scontare una squalifica dopo la sfida di oggi. In che modo questo influirà sulle sue scelte di formazione? Abbiamo più opzioni, bla bla bla, perché Godin è un pezzo di merda. Ma non è Godin un pezzo di merda, è l'arbitro pezzo di merda! Perché non era espulso! Un risultato straordinario con una prestazione eccezionale da parte di Lukaku, autore di 4 gol. Come giudica la sua prova? Lukaku è un top player, Lukaku è il miglior giocatore al mondo, Ronaldo ormai è vecchio, è Lukaku il miglior giocatore. Cazzo è Ronaldo? Coglione! Prima della partita era evidente che la squadra Inter fosse nettamente superiore alla compagnia udinese. Questi 6 gol lo dimostrano. Hai pensato mai di non vincere? Io non avevo dubbi di vincere contro un merdone del genere. Abbiamo finito, grazie del suo tempo. Ma grazie a lei, grazie a lei. L'accesso! Che cesso! L'accesso! Allora, sei pronto? Vai. Sasso, carta, fornice! Togli di nuovo. E prendo l'Inter! No, non è vero, dai, prendo lo Slavia. Prendo lo Slavia perché sennò sarebbe troppo semplice. Gioca partita, no! Si va a cosa chiusa, come sono le squadre, sono chi cazzo se ne frega e vai a fare in culo. Bene, andiamo qua, arbitra non so chi è, la partita è quella, siamo a San Siro, andiamo a fare in culo, partita di Champions League, prima di andare ai gironi, eccetera, eccetera. Bene, le informazioni le dici adesso quando le vedi là. Sei un Dai, così cretino. facciamo anche facciamo vedere le cose della Champions. L'accesso. Decesso. Popolo interista, benvenuti allo stadio San Siro per Inter Slavia Praga. I tre cronisti Alessio e Marco vi terranno compagnia. Che Bene. bello. Che bello il capitano. Quanto è Ah. bello. Girone F con Barcellona, Slavia Praga, Dortmund. Quindi cerca di non far figure di merda, per piacere, eh. Io giocherò al massimo delle mie possibilità, ma non far figure di merda, per piacere. Cesso! Inza è un cesso! Che cesso! È un cesso, l'accesso, l'accession insa, è un cesso. Ok ragazzi, allora vi ricordo che l'inno ufficiale della UEFA Champions League 2020-2021 lo trovate Dì le su formazioni! Spotify al costo di 99 centesimi. Sì. Formazione Inter 3-5-2, Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Asamoah e in attacco Lukaku e Lautaro Martinez. Formazioni scendono in campo, foto di rito. Le foto di rito. Eccole là. Benissimo. Bene, facciamo la foto anche noi. Oh sì, io non la voglio fare la foto però. No, no, non la voglio fare. Vabbè, faccio le corna, dai, le corna, ecco qui, bene. Benissimo. Quanto sono brutti, oh. Guarda qua, ecco le Slava Praga, questi sono i titolari. Allenatore Jindrin Tripolsky, sono Tripolsky, mi chiamo Tripolsky. Questa è la panchina. Scende in campo con un 4-2-3-1, in porta Kolar, Kufal, Obror, Kudela, Borilla, centrocampo, Lianca, Traoré, Sevic, Masapust e poi Stanciu e Tekel. Bene, siamo partiti, siamo partiti. Attenzione, c'è Kufal. Chi è Kufal? Kufal. Tekel! Handanovic! Che cazzo ha parato? Vicino all'1-0, subito lo Slavia. Lautaro, Eriksen, ha visto Lukaku, servito Romelu, Romelu, Lukaku! Para e come cazzo si chiama lui? Non so. Kolar, Kolar, Kolar. calcio d'angolo per l'Inter, Eriksen, in mezzo Lautaro, attenzione, Godin di testa! Eriksen, Lukaku, Lautaro, Lautaro, di tacco per Lukaku, Lukaku, Kolar! Oh, bella palla per Olianka, 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 Olianka. Cross in mezzo, Stanciu. Neanche angolo.
Iniesta dal fondo. Prossimo il derby, Milan-Inter. Sarà un derby spumeggiante. Spumeggiante! Mamma mia ragazzi, Tekel, quanto fai schifo. Quanto fai schifo, Tekel. Polianca. Stanciu. Stanciu ha rivisto Polianca. Polianca 1-2. 1-2. Ancora Polianca. Polianca ha visto Tekel. Tekel. Avanza Tekel. 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 Non ci credo. Tira. Non ci voglio credere, ragazzi. Mamma mia, Tekel, quanto fai schifo. Stanciu. Ancora Polianca. Polianca. Polianca, salta l'uomo. Polianca! Andanovic! Ragazzi, c'è solo lo Slav Praga però, Mamma mia. Cross in mezzo di Stanciu. Palla che rimane lì. Palla che rimane lì. Porta vuota. Mamma mia. Eriksen. Lautaro Martinez. Romelu Lukaku. Deviazione. Angolo. Dai, Color. Porca troia. Candreva in mezzo, Godin caccia via, ancora Inter, Barella, 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 Polianca, Polianca, prova Polianca, Andanovic ci mette la mano, sta parlando tutto, cross in mezzo, palla di testa. Mamma mia, cosa ha parato Samir! Cosa ha salvato Andanovic allo scadere del primo tempo! Mamma mia! Un Inter veramente, veramente brutta nel primo tempo! Brutta! Stanciu, a campo adesso lo Slavia. Palla per Stanciu, bravo Stanciu nel controllo! Stanciu, 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 Stanciu! Andanovic! Andanovic, mamma mia! Non è umano Samir, non è umano. Barella, Lukaku, Lautaro. 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 Lukaku! Anche Kolar la para. Brozovic, Eriksen non ci arriva. Lukaku! Ah. Kolar. Barella. Lukaku. Lautaro, Lukaku, Lautaro. Lukaku, vai Romelu, vai Romelu. Ma Kolar, anche Kolar diciamo che le ha fatte le sue parate, Attenzione. Oh, Polianca! Polianca! Vai Polianca! Oddio, un po' di cazzo. Oh, la porca troia. Tekel! Tekel! Matapust! 1-0 Slavia Praga. 1-0 Slavia Praga, finalmente è entrata questa cacchio di palla. 1-0 qui Andanovic non può nulla. Andanovic qui non può nulla. 1-0 per lo Slavia. Lautaro. Asamoah. Occhio. Asamoah. Asamoah. Angolo. Dai ragazzi, dai, calcio forza! Calcio d'angolo. Eriksen. In mezzo. Lautaro non colpisce ancora Inter. Eriksen. Eriksen. Eriksen! Bravo Kolar. Eriksen! Ancora Kolar. Metti in calcio d'angolo Kolar, attenzione, cross in mezzo. Mezzo. Lautaro non colpisce. Eriksen perde palla, recupera Asamoah. De Vrij. Lukaku. Lukaku pareggia l'Inter al 77esimo con il muflone 1-1. C'è Stanciu, Stanciu salta l'uomo, Stanciu, Stanciu, Tekel, è 2-1. Lo Slavia ritorna subito in vantaggio con Tekel che segna 2-1 Slavia Praga, incredibile, un'altra dormita della difesa dell'Inter e lo Slavia punisce 2-1 Slavia. Eriksen. Asamoah. 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 In mezzo. Lukaku anticipato. Non ci credo. Candreva. Atterrato. Fallo. Punizione. Cazzo. Da lì Eriksen può far paura.
22 metri. Non è proprio facilissimo, però. Va Eriksen! Cola. Porca miseria. Candreva. In mezzo. Lautaro non colpisce, Barella. Tira! Cola. Attenzione. Attenzione, c'è Stanciu. Stanciu, a campo Stanciu. Stanciu, Stanciu. Salta l'uomo. Adesso c'è punizione. Punizione, fallo su Stanciu. All'89esima posizione importante. Attenzione, sempre Stanciu. Ci va, sempre Stanciu. Parte Stanciu! Mamma mia! Andando al 187. Però non riesco più a fare il verbo, non so perché. Cross in mezzo! In mezzo ancora! Angolo ancora. No, è rimessa, è rimessa. È rimessa. Dai ragazzi, tutti su, tutti su! Un minuto e mezzo alla fine! Niente. Stanciu, Stanciu, è stato l'uomo. Stanciu, messo giù, non c'è niente per l'arbitro e finisce così. Lo Slavia Praga batte l'Inter 2-1 e Insta non riesce a vincere neanche una partita. Neanche contro lo Slavia Praga. 1-2. Parte male l'Inter in Champions. Grazie mister, è un piacere averla ai nostri microfoni. Brozovic non è stato all'altezza delle aspettative e non ha fatto molto oggi per aiutare la squadra a vincere. Questo avrà un impatto sul suo impiego da inizio nelle prossime partite? Abbiamo tutti degli alti e bassi, purtroppo per lui oggi non è stato all'altezza delle aspettative. Un risultato deludente, secondo lei cos'è che non ha funzionato? Non è stata sicuramente la nostra migliore prestazione, ci attende parecchio lavoro in allenamento, ma so che possiamo migliorare per la prossima partita. La squadra Inter non è riuscita a trovare il pareggio dopo essere passata in svantaggio nella ripresa. Come giudica la vostra partita? La squadra Slavia Praga si è difesa bene una volta passata in vantaggio. Sono stati bravi a non concederci spazi per sviluppare il nostro gioco. Grazie, grazie. Sei un coglione. Sei un coglione. Hai perso, un coglione. Ok ragazzi, e dopo questa intervista, questo secondo episodio è finito. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, lasciate un commento qua sotto, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, ringrazio Marco. Grazie a voi. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!